E ci troviamo con le grandi cose a livello del far scomparire la polio. E per fare un esempio, l'anno scorso e quest'anno abbiamo fatto degli interventi anni anche in un service molto importante che è il campus per i disabili. E come ho detto prima, sono tutti interventi che non vanno confusi con la beneficenza, ma sono interventi, strutture di eccellenza, strutture che ci diano la sicurezza. Interact ha voluto pensare a un investimento, a un intervento, e siamo arrivati a questa piccola cosa che è quasi totalmente frutto dei ragazzi che hanno fatto dei servizi, noi siamo nella duplice veste di assessore della sanità e socio del Rotary. Pescaro ha sempre operato nell'ambito del Rotary al di là dei propri interessi personali. E concludere i nostri esemplari raccolte fondi in questo service, il cui nome è il software di Aisha, viene proprio dato dal nome da cui vediamo su di prendere il suo nome come simbolo per tutti i ragazzi che hanno combattuto contro questa malattia e che purtroppo non sono riusciti a batterla. Abbiamo deciso di parlare di 12 ai 16 anni, in questo caso di questi Interact Pescara Ovest d'Annunzio, e che quindi vadano guidati sia per la persona maggiorenne, sia anche per cercare di mettere in contatto il loro lavoro con tutti. Oggi è una giornata importante, innanzitutto perché dei giovani attraverso il volontario di capacità di donare agli altri stanno dando a tutti noi l'esempio di che noi istituzioni dobbiamo rafforzare, che va dalla realtà dell'ospedale all'integrazione sul territorio. Il grande messaggio del sistema sanitario che dobbiamo mandare, che io sottolineo costantemente, questa integrazione. E aggiungo che la mia dedizione e il mio impegno professionale istituzionale è affinché queste risorse, partendo proprio dal vostro esempio, affinché attraverso l'innovazione e la tecnologia ci possa essere quell'attenzione sempre maggiore per una sanità migliore, per una sanità sempre prossima a tutti. Per la sensibilità che hanno dimostrato, e queste ragazze oggi hanno dimostrato una sensibilità verso dei loro coetanei che sono stati meno fortunati, che praticano delle terapie aggressive, terapie che possono dare delle complicanze, complicanze gravi, complicanze infettive, che possono portare ad avere dei problemi anche di... Grazie.